questioni. Dico subito, pur riservandomi di leggere l'emendamento che sta preparando il consigliere Bini, che per quanto ci riguarda la stesura di questo ordine del giorno è completa, non necessita, diciamo, di essere aggiustata o rivista, sia perché dà una lettura, lo dicevo prima, che scende nel merito e nel dettaglio, richiamando anche tutte le risoluzioni ONU, sia perché le questioni che sollevava Bini, a mio avviso, fanno un po' parte, lo dico in punta di piedi, fanno un po' parte di quelle prese di posizione cristallizzate che dicevo poc'anzi e che evidentemente forse in questi lunghi decenni ci hanno anche purtroppo insegnato che non sono servite a fare un passo in avanti verso una soluzione concreta. Quindi l'invito, ma poi capisco assolutamente anche la legittimità di ribadire una posizione politica, però ecco, l'invito che fa molto spontaneamente a tutto il Consiglio e a tutti i gruppi è di provare a stare tutti su questo testo, perché forse è quello a cui hanno lavorato collegialmente le nostre istituzioni e che per una volta uscirebbe anche un po' fuori da solo i posizionamenti politici, non che non abbiano dignità, e ci mancherebbe altro, però un messaggio istituzionale che ci ricomprende tutti forse avrebbe una forza diversa. Bene, grazie. Allora, intanto è arrivato l'emendamento. Prego, grazie. Sì, grazie per la parola, Presidente. Anch'io mi volevo unire un po' al pensiero che ha sollevato ora Brenda Bannini, perché qui non si tratta di fare una discussione su di chi è bravo o chi è meno bravo, di chi sono le colpe, perché le colpe vanno ritrovate in entrambi gli schieramenti, credo. Quello che mi sento di dire è che noi consideriamo anche come nostra radice cristiana il fatto che noi consideriamo come le nostre radici cristiane il fatto che la voce in difesa dei principi innegoziabili che riguardano la vita umana, quindi quello che interessa a noi è salvaguardare la vita di tutti gli uomini. E in questo conflitto molto spesso si è arrivato a delle estremizzazioni sia da parte israeliana che da parte palestinese, perché hanno avuto il sopravvento le frange più estremiste, cioè quelli che erano fomentatori della guerra. Ecco, di questo noi ce ne dispiacciamo con molta enfasi, e diciamo anche che se nella piccola storia di questi ultimi 50 anni c'è stato questo grande confronto fra il popolo israeliano e i palestinesi, dove hanno preso campo, dicevo appunto, Hamas, che sono quelli che più desiderano la distruzione dello Stato di Israele, come tanti altri paesi, l'Iran stesso. Ecco, noi europei, noi occidentali, noi cristiani, noi cattolici vogliamo che tutte le parti si siedano intorno a un tavolo pacificamente e si trovi una soluzione per entrambi gli stati. Questo è quello che penso dovrebbe essere il desiderio di tutti, e credo anche che questo ordine del giorno possa andare anche in questo senso, abbia perlomeno questo scopo, quello di far sedere entrambe le parti intorno ad un tavolo, sollecitare l'ONU, che è il massimo organismo internazionale, perché si adoperi a far siedere intorno a un tavolo anche quelli che non si riconoscono, quindi Hamas e il popolo palestinese, perché se non si dialoga anche contro chi ci è più nemico non si troverà mai una soluzione. Quindi mi auguro che questa cosa possa essere
votata in maniera bipartisan e che quindi non se ne faccia una questione prettamente politica, ma se ne faccia solo una questione prettamente umanitaria. Grazie. Grazie consigliere. Prego. Il gruppo del PDL ha letto, diciamo, un po' valutato un po' il documento, si rifà un po' alla posizione tenuta dal gruppo in consiglio provinciale, tant'è che proprio perché riprende un po' il senso del nostro pensiero sull'argomento, vorrei leggere velocemente l'intervento del consigliere Lenzi che praticamente riassume quella che è la nostra posizione su questo ordine del giorno e che riassume anche essenzialmente il pensiero sui problemi di Israele e della Palestina. Lo leggo tutto, così si fa prima. Grazie Presidente, 5 minuti di dichiarazione di voto sarebbero tante, le cose non entrerebbero, per cui mi accingo a rispondere alla domanda d'attualità con l'assessore. Non mi accingo a dare una motivazione alla nostra astensione, un'astensione che è di merito rispetto alle tematiche affrontate e non è tanto di merito, Presidente. La ringraziamo comunque per le parole che condividiamo, quelle di coinvolgimento. Certe volte, tante volte, io ho affrontato argomenti in dibattiti su Palestina e Israele. Vengo da esperienze anche personali, ho vissuto un anno in Israele facendo attività politica in quel paese e ho passato 6 mesi in un kibbutz a fare pratica all'interno. Tanti anni fa ero lì per fare attività politica, perché avevamo lanciato una campagna che si chiamava "I confini di Israele sono i confini dell'Europa". Parlo della mia militanza radicale, compravo pagine su Jerusalem Post, su Mariviv e tanti giornali e aprimo un dibattito serio su queste tematiche. Da quel momento in poi, anche passando un anno su quei territori e anche in altri territori, mi sono fatto una convinzione sostenuta anche da altri. Prendete le mie parole per la velocità conseguente ai 3 minuti dell'intervento, che il principio di autodeterminazione sia alla prova dei fatti un fallimento. Non c'è stato un esempio, escluso Timor Est, negli ultimi 50 anni di storia con la quale l'autodeterminazione si sia realizzata in una nascita autonoma di una democrazia. Infatti, ogni volta che sento due popoli, due stati, dentro di me penso sempre, no, due stati e due democrazie. Ed è su questo punto che io batto sempre come su Israele. Sentire le parole che sento certe volte, molte critiche, vanno fatte allo Stato di Israele, critiche riguardo alle politiche, a scelte determinate, a certe determinate leggi ed altro. Però Israele, anche in questo deve essere difeso. Israele va semplicemente spiegato, perché ancora non si capisce, ci si ostina a non capire, la dimensione della nascita di quello Stato, della sua sopravvivenza e della sua difesa. Allora, se sommo questi due fattori, sommo il fallimento storico politico del principio di autodeterminazione dal Sahrawi alla Palestina e quant'altro, a quello che ho detto su Israele, io non posso altro che arrivare ad una constatazione, che di fatto è quella che queste parole d'ordine stesse non mi vanno bene. Di questo sono convinto. Pensate che le famose risoluzioni delle Nazioni Unite, di cui tanto si parla, divergono per un semplice articolo determinativo, che nella versione inglese esiste e nella versione francese non esiste. Sia il francese che l'inglese sono le lingue internazionali del diritto, perché nella versione inglese c'è scritto "i territori occupati", nella versione francese c'è scritto "territori occupati". Su questa mancanza di articolo determinativo, storicamente, sono andate avanti per decenni e decenni a scontrarsi e a far fare quello che sta facendo e a far fare quello che è stato fatto. Allora, se tutto questo mi conferma il mio pensiero, io credo che sarebbe bello se ci fosse l'autodeterminazione. Sarebbe bello se la Palestina potesse realizzare un governo democratico e eleggerlo. Sarebbe bello se Israele cambiasse attualmente anche la sua politica. Sarebbe tutto bello questo, ma questo non avviene. Certe volte penso che l'astensione, come in questo caso, che è un'astensione politica piena, non è un'astensione procedurale o di metodo, è semplicemente perché non sono attinenti
le attuali parole d'ordine, se non con uno schema vecchio, vecchissimo, che ha prodotto fallimenti, non ha prodotto successi. Io voglio evitare che si vada avanti ancora negli insuccessi, perché su questi insuccessi muoiono persone, muoiono in Palestina, muoiono in Israele e continueranno a morire, e questa è la ragione sostanziale per la quale il gruppo del PDL si astiene dal documento in oggetto di discussione. Grazie. Ci sono altri? Non lo stiamo, finita la discussione principale. Dopo si fa l'intervento sull'emendamento. Bene, chiudiamo. Ah, prego. Petrillo. Ma anch'io, come consigliere Bini, quando ho letto questo ordine del giorno, l'ho trovato molto avanti rispetto a quello che storicamente sono le posizioni del Partito Democratico, che ha sempre avuto, a mio avviso, poi mi sbaglierò, su questo tema e anche qui in questo Consiglio Comunale spesso, si diceva prima, se ne è parlato spesso, posizioni che poi alla fine puntavano a la famosa equidistanza, posizioni che poi alla fine non andavano né in una direzione né nell'altra. Questo ordine del giorno effettivamente ha il pregio di rimettere da questo punto di vista qualche puntino su qualche, no, come si suol dire. Chiaramente tutto è perfettibile, anch'io come consigliere Bini penso che quello che lui ha poi tradotto in un emendamento sia un passaggio che a mio avviso ci sta bene dentro questo ordine del giorno, proprio per allontanarsi da questa ambiguità nel prendere una posizione su chi ha torto, su chi ha ragione, perché Gracci prima diceva non si tratta di stabilire da che parte stai torto, secondo me sì, e il punto per cui, il motivo per cui in tutti questi anni, ormai più di 60, ancora non si è riuscita a dipanare la matassa di Medio Oriente, è proprio questo, cioè stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Io penso che abbia ragione la Palestina, penso che abbia torto lo Stato israeliano, più volte l'abbiamo detto, più volte anche in questo Consiglio Comunale, perché io fra l'aggressore e l'aggredito sto sempre dalla parte dell'aggredito, e questo va detto, perché se no si casca nel giochino che nei mezzi di informazione, un po' in tutti i paesi mondiali, ma soprattutto in Italia, si casca nel giochino dei messaggi che vengono lanciati dai mass media, cioè quando casca un missile palestinese nello Stato di Israele è un atto terroristico, quando al contrario casca un missile israeliano su una scuola palestinese è un incidente di percorso. No, non è così. Quindi cominciamo a ristabilire da che parte sta quella che io credo sia la verità, quello che io penso sia la verità. Quindi stabiliamo chi ha torto e chi ha ragione intanto, perché due popoli in due stati, intanto di popoli sì ce n'è due, ma di stati ce n'è uno, è 60 anni che la situazione non si sblocca da questo. Poi tra l'altro è vero, è un ordine del giorno istituzionale, è un ordine del giorno del presidente della provincia, quindi però perché un ordine del giorno istituzionale non può essere ancora più avanti rispetto a posizioni sicuramente più all'avanguardia rispetto a quelle più volte sentite da parte di esponenti dello stesso partito del presidente della provincia? Tra l'altro l'emendamento fatto da Bini, cioè, cerca di ristabilire e di sancire un diritto che è quello a resistere per il popolo palestinese, che come è scritto anche nell'emendamento è un diritto sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. Ora io non credo che le Nazioni Unite, utilizzando una frase della consigliera Barnini, sia su posizioni cristallizzate, è un dato di fatto. Quindi se le Nazioni Unite affermano questo, non vedo perché uno possa affermare un ordine di giorno presentato dai presidenti della provincia di Firenze. Quindi su questo io colgo con favore il fatto, ripeto, che ci sia da parte di un esponente del Partito Democratico che in qualche modo è andato avanti rispetto a posizioni anche qui dentro, sentite anche spesso qui dentro, che come dicevo prima, posizioni insomma neutre, sì, ma il famoso ma anche, no, manchismo veltroniano. Perlomeno si cerca di ristabilire una verità che ribadisco, credo sia che in questa diatriba che va avanti ormai da 60 anni c'è chi ha torto e c'è chi ha ragione. Il popolo palestinese ha ragione, lo Stato israeliano è quello che ha torto.
Bene, grazie. De Mulas.